noi stiamo commentando naturalmente in diretta anche se la partita va non in differita, e in questo momento ci arrivano notizie, diciamo così, confortanti dagli altri campi, secondo le quali il Parma ha diritto ancora alla speranza. Naturalmente deve assolutamente vincere questa partita, quindi ci aspettiamo un secondo tempo arrembante da parte del Parma, che in teoria può ancora sperare nella qualificazione, questo per le notizie che arrivano dagli altri campi. E da come parte Chiesa nel pressare Volkan, sembra che il Parma si sia reso conto che la qualificazione è ancora in ballo. Stanic, varco per lui, in mezzo c'è Chiesa, parti cross, Chiesa gira e mette dentro, proprio lui, Chiesa, e il Parma passa in vantaggio dopo 90 secondi. E cosa vuol dire? Azioni veloci, rapide, Stanic ha fatto un cross perfetto, Chiesa non si è fatto pregare due volte, è rimasto da solo vicino all'area piccola, colpo di testa perfetto, micidiale, bruciante, nulla ha potuto Volkan da quella posizione, ha fatto secco, gol importantissimo per Chiesa, per tutto il Parma. L'avevamo chiamato un po' questo gol, gol della speranza, c'era bisogno, naturalmente c'è bisogno di vincere questa partita per sperare nel miracolo. E Chiesa proprio in apertura di secondo tempo trova un gol importantissimo, bello il cross di Stanic, gol di Chiesa proprio al primo minuto del secondo tempo. Attenzione adesso a Ivie, risponde Galatasaray, c'era fuori gioco, è abbastanza netto. Bravo, bravissimo Apolloni in questo momento, in questo caso milanese, Thuram fuori, lui stava marcando a Kansukur, come Kansukur ha tagliato, si è staccato un attimo in anticipo e mettendolo in fuori gioco. Eccolo qua Hakan Şükrü, ancora secco in fatto di gol in Champions League, bomber sempre prolifico in campionato, più di 100 gol realizzati in due diversi periodi con la maglia del Galatasaray in campionato. Tugay, 1-2, ma c'è Maniero che può ripartire, cercato Chiesa ma ha calibrato male, anche perché è scivolato. In maniera frettolosa ha voluto dare palla a Chiesa quando c'era Stanic tutto solo sulla destra che stava partendo. Ilie 1-2, l'astuto furbo, forse tra le gambe di Thuram. Tra le gambe di Thuram, astuto scaltro Ilie. Allora, tutto da rifare. Tutto da rifare. È l'1-1 al settimo minuto del secondo tempo. Stanic cerca Chiesa, Chiesa va giù. Forse c'era un contatto sospetto con Filipescu, bisogna rivedere, intanto vedete la situazione, settimo minuto, quasi ottavo, 1-1, riprende fiato pubblico del Galatasaray.